Io sono Ilenia, bentornati in questo nuovissimo video. Nello scorso video, per quanto riguarda gli aggiornamenti dei film visti in quarantena, vi avevo parlato delle serie cinematografiche che ho visto. Adesso invece vi andrò a parlare dei film di un attore nello specifico, ossia Brad Pitt. Ne ho visti 16, ho visto 16 film di Brad Pitt, quindi andiamo subito a controllare quali sono. Allora, 3 sono Rewatch. Ed erano gli unici 3 film che avevo visto di Brad Pitt, di cosa mi vergogno. Perché prima di oggi avevo visto solo questi 3 film. Alcuni sono dei classiconi che ho recuperato. Quindi, brava. E partiamo proprio con i Rewatch. Partiamo da Troy. Naturalmente, Troy è stato il primo film in assoluto che ho visto di Brad Pitt. E ho fatto caso a questa cosa che vi sto per dire, che io questi 16 film sono tutti film di Brad Pitt che vanno da fine anni 90, quindi diciamo dal 97 al 2010. Non mi chiedete perché 2010, 2011, insomma non lo so perché c'è questo lasso di tempo e ho visto solo quelli, non lo so, cioè casualità. Giuro, forse ci sta qualcuno dopo o prima, però la maggior parte sì. E Troy è uno di quello, perché Troy è uscito nel 2004, se non sbaglio, 2006, comunque giù i primi anni 2000. E l'ho visto prima alle medie, perché la professoressa gli aveva fatto vedere questo film, perché ci aveva spiegato storia, comunque gli aveva fatto vedere Troy. Ed è stato il primo film di Brad Pitt che abbiamo visto e per l'occasione l'ho rivisto. Perché dovevo, cioè, insomma, ci sono molto affezionata, nonostante ammetto che non sia uno dei miei film preferiti, però, insomma, rientra tra quelli che mi piacciono. Così come Legends of the Fall, non mi ricordo come sia in italiano, però è anche un altro film che io avevo già visto anni addietro, 3 o 4 anni fa, credo, perché era su Sky e io ho voluto recuperarlo perché stavo senza fare niente, facevo ancora le superiori all'epoca, tra l'altro usavo il quarto e il quinto superiore. Mi ricordo sta cosa che ero lì senza fare niente in televisione e quindi ho scelto di guardare un film e di vedere questo di Brad Pitt, dato che dovevo recuperare dei film di Brad Pitt, mi ero messo in testa all'epoca, però no, poi non l'ho mai fatto, l'ho fatto solo adesso. E così ho visto, sempre quel giorno, perché mi sono fatta una maratona di film quel giorno, cioè pensavo io di averla fatta, ma alla fine ho visto solo 2 film, tra cui appunto Legends of the Fall e anche 7 Years in Tibet, 7 anni in Tibet. E questo l'avevo visto anche perché avevo visto che tra il cast non c'era solo Brad Pitt, ma anche l'attore di Lupin, che io non so pronunciare il cognome, si chiama David di nome, però il cognome non lo so dire. Per me comunque sarà sempre Lupin. E quindi ho detto vabbè, combo, lo vedo anche questo. E quindi io pensavo di aver fatto una maratona di niente alla fine. Vabbè. Comunque, l'ho fatto adesso, ho recuperato questi 3 film che avevo già visto all'epoca e poi ho aggiunto anche altri. Ecco, questo War Machine che è recentissimo, tra l'altro forse è l'unico recente, che dove Brad Pitt è un soldato, quindi parla di guerra, war, brava, tutti ci arrivano a questo. Che mi è piaciucchiato, cioè forse non rientra tra i miei preferiti neanche forse lo. Non so, lo consiglio solo se non avete nient'altro da vedere, se non avete nessuna altra cosa da fare. Sì, ve lo consiglio, è su Amazon Prime. Tutti i film che vi sto per citare, quasi tutti sono su Amazon Prime, qualcuno anche su Netflix. Quindi sì e no, cioè se proprio non c'è niente da fare ve lo consiglio perché Amazon Prime potete guardarlo. Ecco, un film che invece vi consiglio è Il curioso caso di Benjamin Button, che è un altro classicone di Brad Pitt che ho recuperato solo adesso, che racconta la storia di un bambino che però è nato con una malformazione, una cosa strana perché lui è nato vecchio, cioè da bambino un neonato era vecchio, cioè sembrava uno di 80 anni, poi crescendo questa sua malattia, diciamo, è guarita perché lui in realtà è nato vecchio, però è morto neonato.
Cioè, quando lui era un neonato sembrava che aveva 80 anni, poi invece quando ne aveva veramente 80 era un neonato sano, bello, come tutti i neonati. Quindi lui invece di invecchiare nella sua vita, cioè lui è nato vecchio e si è ringiovanito. E ovviamente c'è di mezzo una storia d'amore che, cioè, vabbè, c'è tutto in gira intorno al fatto che lui ringiovanisce invece di invecchiare e diventa un figo intorno ai 45-50 anni. Quindi come era Brad Pitt a 50 anni, lo era anche Benjamin Button e io tipo l'ho adorato quel film, nonostante gli scleri che mi ha dato, perché veramente da sclero, mo ve lo dico. Però è un film che vi consiglio tantissimo, forse uno rientra dai miei preferiti, cioè rientra tra i miei preferiti, quindi io lo rivedrei altre miliardi di volte anche subito. E sì, bene, cioè è uno di quei film che riguarderei appena finito di vedere. Ecco, un altro film dello stesso genere, cioè lo stesso genere per me, che vi consiglio e io rivedrei praticamente in loop, è Fight Club. Un altro classico che io non avevo mai visto, che finalmente ho recuperato, e credo che anche questo rientri tra i miei top, forse più di Benjamin Button. E cioè, io semplicemente adoro. Cioè, avete presente Inception? Una cosa simile, forse un po' meno psicopatico di Inception, perché quello è veramente l'ingrippo, però è comunque molto ingrippato. C'è quest'uomo che pensa di essere un po' manipolato da un altro uomo, però poi scopre che non è esattamente come lui pensa. Ovviamente non vi faccio spoiler, se lo potete guardare, se l'avete visto, mi potete capire, cioè, che cazzo è. Poi un altro film che vi consiglio e non vi consiglio è Intervista col vampiro. Allora, è un po' metà il mio giudizio su questo film, perché da un lato ve lo consiglierei solo perché Johnny Depp. Da un lato ve lo consiglio perché Brad Pitt è un gran figo, poi c'è anche l'altro attore che è un gran figo, non so chi sia, non mi ricordo come si chiama, l'avevo letto, però mi ricordo. Sono dei gran figoni. Poi c'è la bambina frenissima, Claudia. Io l'adoro, cioè mi sono innamorata di Claudia, della bambina. Però dall'altro lato non ve lo consiglio perché non so, è un passatempo, ecco. Un film da passare il tempo, leggero, ovviamente non è grippato come Fight Club o Inception, che non c'entra. Però ve lo consiglio, sì. Ve lo consiglio sì, se non avete nient'altro da fare, se non avete nient'altro da vedere, però potete aggiungerlo alla vostra lista di film da vedere o rivedere. Poi abbiamo un film che non mi è piaciuto, quindi Kill Them Softly. Quindi, cioè, no, non ve lo consiglio. Non mi è piaciuto, provate a vedere il trailer, però no, cioè, magari provate a vedere i primi minuti e vedete un po', perché no. Cioè, lo scarterei, se dovessi tornare indietro non lo guarderei, però ormai è andata. Cioè, col senno di poi non lo sceglierei come film da vedere, quindi no. Un altro che stressi, cioè più sì che no, è The Mexican, perché c'è questa storia tra questi due, che è stata. Perché è la storia di questi due fidanzati che però viene ostacolata dal lavoro di lui e lei cerca in tutti i modi di stare insieme a lui, però litigano, cioè perché lui deve partire per lavoro sempre, forever and ever, e cercano di stare insieme, di non litigare perché litigano praticamente tutti i giorni. Io ve lo consiglio, sì, e più sì che no, quindi diciamo 3 stelle e mezzo su 5. Ovviamente anche questo per passare il tempo, però secondo me anche questo va aggiunto alla lista da vedere. Quando magari un sabato sera, un venerdì, non so quando voi guardate i film, però comunque da vedere nel weekend un po' così, senza impegni. Poi abbiamo, ecco, un altro filmone della vita. Bastardi senza gloria. Io non ho mai visto Bastardi senza gloria prima d'ora, però è un gran sì adesso, ragazzi, un gran sì. Forse non rientra tra i miei preferiti, come è successo con altri film, però, raga, Bastardi senza gloria,
è da vedere assolutamente. Ovviamente questo con impegno, però. Questo con impegno, segnatelo, fateci 8 righe sotto, sottolineato 8 volte con 10 punti interrogativi. E anche un altro film che vale lo stesso, discorso di Bastardi senza gloria è sicuramente Mr. e Mrs. Smith, che parla di una coppia coniugati in realtà che si sono sempre mentiti a vicenda perché fanno parte di due squadre diverse, cioè il loro lavoro è quello di fare missioni segrete, però sono di due compagnie separate, diciamo, e rivali soprattutto, quindi loro si sono sempre mentiti a vicenda, cioè il loro matrimonio è basato sulle bugie, e lo scopriranno solamente quando le due compagnie dovranno lavorare insieme sulla stessa missione, loro si incontrano al lavoro e quindi da lì scoppia tutto, c'è cioè il burdello, e quindi poi si vengono a scoprire anche tutte le bugie che si sono detti, ma si diranno la verità perché ormai hanno scoperto il lavoro che fanno, cioè e si sono mentiti anche su questo, cioè su tutto, anche sul titolo di studio, cioè lui ha detto alla moglie che aveva studiato ingegneria quando in realtà aveva studiato beni culturali, cioè per dirvi le cacate che si sono detti. Poi abbiamo Babel, che è anche un altro basato sulla guerra. Anche questo magari un po' impegno serve a guardarlo, però ve lo consiglio lo stesso, quando avete esaurito tutti i film che avete visto e che volete vedere, sicuramente Babel può fare al caso vostro, però ci dovete mettere un po' un pizzichino di impegno, però niente di che, non vi preoccupate. Poi abbiamo una trilogia che sì e no, perché anche su questo, su questa trilogia serve la concentrazione, serve l'impegno. A parte che c'è Matt Damon, oltre a Brad Pitt c'è anche George Clooney, quindi cioè vi ho detto già tre motivi per guardare questa trilogia. Sto parlando di Ocean's 11, Ocean 12 and Ocean's 13, che poi è seguito da un prequel, cioè il prequel che è uscito dopo questi tre film, che si chiama Ocean's 18, che però non riguarda né Brad Pitt né George Clooney né Matt Damon, non c'entra niente, l'ho voluto inserire solamente perché fa parte di questa trilogia, cioè il prequel di questa trilogia. Sì, però serve l'impegno, ripeto, serve l'impegno e la concentrazione, però sicuramente approvati, sicuramente consigliati. E anche perché il mio genere, cioè fanno escamotage, fanno cose che non dovrebbero, cioè adoro, poi con i giochi di carte, cioè il casino, cioè io adoro tutte queste cose, e quindi sicuramente consigliate anche questa trilogia. E niente, in realtà poi sono finiti, questi sono i 16/17 nel 2017, però uno non c'entra niente con Brad Pitt. Ocean's 18 non c'entra niente. E niente, questo video è finito. Se vi è piaciuto lasciate un like, fatemi sapere nei commenti se avete visto uno o più film di Brad Pitt che vi ho nominato, oppure se ne avete viste altri fatemi sapere quali sono, consigliatemene altri perché tanto il tempo c'è. E niente, iscrivetevi al canale attivando la campanella per non perdere nessun altro video, e noi ci vediamo alla prossima. Ciao.